Sono quelli, mettete sempre no. A me un giornalista una volta stavo a Malagrotta. Abbiamo parlato di tutto, di Mesti, Fiscal Compact, di sovrana monetaria, anche delle teorie del professor Oriti, di che cosa significa una raddoppia velocità, di Eurobond, di programmi. Arriva un giornalista e mi fa, ma voi dite sempre no. La mia risposta è stata, no. E me lo fa andare. Ora poi siamo il popolo del no. Il popolo del no. Al reddito cittadinanza diciamo sì, ad una legge anticorruzione diciamo sì, a sbattere Berlusconi a calci nel deretano fuori dal Senato diciamo sì, a rinunciare a tutti i rimborsi elettorali diciamo sì, a tornare dall'Afghanistan che ci costa 2,6 milioni di euro al giorno diciamo sì, a abolire il programma F-35 diciamo sì, a mettere cittadini lobbisti, non lobbisti, cittadini lobbisti, disoccupati, cassa integrati, esodati al di fuori della commissione bilancio durante l'approvazione della legge di stabilità, diciamo sì, così i cittadini parlano con i propri dipendenti, perché siamo dipendenti del popolo all'interno dell'istituzione, e gli dicono passami questo emendamento, serve a tutti i disoccupati, passami questo emendamento, serve agli esodati, passami questo emendamento, serve alle pensioni minime a disgraziati che prendono 420 euro mentre Amato ne prende 45.000, e questo è populismo, ci dicono, che è populismo.